Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Machine Boobs. Video rapido rapido sugli aggiornamenti usciti stamattina su Legends. Abbiamo tre news differenti, due che bene o male trattano lo stesso argomento, un'altra invece che riguarda i personaggi più utilizzati nel PvP nella scorsa season. Andiamo a vedere un po' tutto quanto insieme, ma ripeto, sarà abbastanza un video rapido. Sigla! Prima news, stiamo per celebrare i 590 giorni di Legends. Non chiedetemi che razza di numero sia, 590 da celebrare. Ok, sempre una celebrazione in più, non fa mai male. Non capisco bene però appunto che... perché celebrare 590 giorni? Cioè, non mi viene in mente nulla nell'universo Dragon Ball che rimandi a un 59, a un 590, a meno che non ci abbia qualche tipo di svarione. Mi sto perdendo la cosa più palese del mondo, non mi torna troppo questo numero. Però ecco, sempre una celebrazione extra, non ce ne lamentiamo. Cosa avremo durante questa celebrazione che va dall'11, ovvero domani, fino al 25 di gennaio? Innanzitutto otterremo un ticket per il banner Goku Everyday, semplicemente loggandoci ogni giorno, e grazie a questi login ne otterremo un totale di 14. Sempre nello stesso periodo avremo delle missioni speciali per questa celebrazione. Completandole tutte quante otterremo altri 35 ticket per questo banner di Goku, dopo andremo un attimino a parlarne, ve ne ho già parlato in live, lo riguardiamo un attimo dopo insieme. Che cos'è il banner Goku Everyday? Allora, sappiamo che funziona con questa tipologia di ticket qua e sappiamo che è una sorta di step up banner, chiaramente con tutti i suoi limiti di essere un banner unicamente dedicato a Goku ed essere un banner completamente gratuito. Allo step numero 1 avremo una summon da 3 personaggi, step numero 2 stessa cosa, summon da 3 personaggi, allo step numero 3 avremo un solo personaggio ma sarà uno sparking garantito. I personaggi che si possono andare a trovare nel pool di personaggi pullabili sono tutti questi qua. Goku Zenkai, molto buono per il semplice fatto che sia il personaggio Zenkai. Qui abbiamo qualche personaggio che non vale troppo la pena trovare. Goku giallo della Family ancora ci può stare. Goku Blue God è sempre buono da trovare se non ce l'avete troppo stellato. Goku God Kaioken... ok, Goku God Kaioken lo vedevo due volte, in realtà è unicamente uno. Io lo voglio trovare, assolutamente, perché ce l'ho due stelle, in assoluto il personaggio tra tutti questi Goku con stelle più basse. Goku Red del GT, ce l'ho 7 stelle ormai. Goku Red del GT, molto utile pure lui se lo trovate, sia come bench per il Team GT, sia come bench per il Team Son Family. Goku Verde del Movie è sempre un buon personaggio e hanno già inserito anche Goku Super Saiyan 4, il personaggio appena uscito, considerato o il più forte del gioco o comunque siamo lì nei primi spot assoluti della tier list, quindi un personaggio del genere trovabile in modo completamente gratuito, raga. I rate, dopo andremo a vederli, chiaramente non è detto che lo troviate direttamente a 600 Z Power, come succederebbe nel suo banner a cristalli, questo no. Però comunque dopo andremo a vedere come potremo trovarlo, in che modalità. Seconda news da guardare sono le Challenge Rush di Goku. Anche queste durano dall'11 gennaio al 25 di gennaio. Completando tutti gli stage otterremo 590 Chrono Crystal, sempre legato ai 590 giorni, e il titolo Challenge Rush Goku Master. Inoltre, completando tutte le challenge andremo a ottenere altri 10 ticket per il Goku Everyday. Quindi capitemi, sono una trentina da una parte, più 14 di login, più 10 da questa parte... Andiamo comunque a fare parecchi parecchi giri di step up sul banner di Goku. Vi auguro, raga, di trovare cose belle gustose. I primi 4 stage saranno disponibili già da domani. Gli stage dal 5 al 7 verranno rilasciati il 13 di gennaio e gli stage dall'8 al 10, ovvero gli ultimi due, verranno rilasciati il 18 di gennaio. Abbiamo già qua tutta una lista di personaggi boostati per i vari stage diversi
Che dire, mi sembrano comunque una buona varietà di personaggi, nel senso c'è roba abbastanza datata praticamente in ogni stage come personaggio boostato, magari sì, questo qua un attimino più complessi da avere, o forse sono solo stato sfigato io che li ho trovati veramente col contagocce questi due personaggi nonostante ci abbia pullato parecchio. Ultimo stage, chiaramente, vengono utilizzati tutti i personaggi più recenti usciti, tranne questo Vegeta del GT. Meno male se ci avete speso un po' di cristalli nei banner appena passati, che in realtà sono ancora attivi. Ecco, questi personaggi qua, questi tre, almeno uno barra due dei tre ce li avete. Quindi l'evento sembra assolutamente alla portata di tutti quanti. Ora, carrellata veloce sui personaggi più utilizzati nelle scorse season del PvP, guarda caso, primi tre slot vengono occupati dal Team GT per eccellenza. Infatti, quasi tutti i PvP che sto giocando ultimamente sono proprio i Team GT quelli che trovo in giro. Quarto slot occupato da Super Saiyan Gohan Youth Evo. Raga, sappiamo benissimo tutti che è uno slot per lui fondamentale, nel senso va a counterare praticamente tutti i personaggi viola che girano. È un personaggio che se giocate Team Movie lo giocherete in ogni match. È scontato che la sua posizione sia qua bella alta. Goku Namek un attimino in discesa rispetto al passato, resta una belva di personaggio, ma come vi spiegavo durante la tier list, ne ha un attimino perso rispetto all'aggiornamento del sistema del combat system. Passata la top 5, andiamo un attimino più alla svelta, troviamo i due Vegeta, Team Vegeta Family, vi rimando al mio video uscito giusto oggi, andatevelo a vedere, fanno veramente il panico. Super Vegito, anche lui un attimino in discesa rispetto al passato, il Team Fusion viene comunque giocato, lui è comunque giocatissimo nel Team Fusion, è il personaggio a cui non rinuncerete mai, sta di fatto che con tutte le nuove uscite che ci sono state, magari la gente semplicemente preferisce giocare un po' un altro team diverso dal solito Team Fusion che sta giocando nella stessa identica maniera da quasi mezzo anno. Black Rosé, sempre un'ottima branda per il Team God Key. Full Power Bojack, altro tassello praticamente fondamentale del Team Movie, non lo toglierete mai a meno che non vi troviate contro un Team Yellow-Yellow-Blu, ma ecco, non girano più praticamente, quindi Full Power Bojack, altro tassello fisso del team. Godku, Gogeta e Vegeta Pur, personaggi abbastanza antiquati diciamo, ma che comunque continuano a reggere botta. Perfect Cell, altro personaggio che nonostante il tempo che passi, lui continua ad essere presente nei personaggi più utilizzati del PvP. Vegito Free to Play, penso che praticamente sia, sì, è l'unico personaggio Free to Play presente in questa classifica degli SP più utilizzati, e questo fa capire decisamente tutto sul suo valore. Ce ne fossero di personaggi free to play come questo Vegito. Final Form Frieza, o per gli amici FPF, tank fondamentalissimo nel Team Lineage of Evil, è il primo Lineage of Evil che troviamo stranamente, pensavo che li avremmo trovati un attimino più su, per il semplice fatto che Team Lineage of Evil countera alla perfezione quasi tutti i team che sono attualmente presenti nel meta. Quello contro cui fa più fatica, volendo vedere, può essere il Movie, perché sostanzialmente ha pochi Saiyan, c'ha solo un Vegeta blu come Saiyan. Gli altri team invece che girano, tolto il Regent, tolti gli Android che non se ne trovano così tanti, c'hanno tutti una base Saiyan almeno di 2/3 se non 3/3. Super Saiyan 3 Goku, Legends Limited, personaggio anche lui in discesa, non ha mai brillato più di troppo, non è neanche così un brutto personaggio al tempo stesso, ma è chiaro che la gente si aspettava molto di più da questo Goku e da un personaggio Legends Limited soprattutto. Goku God Kaioken è la scelta migliore che possiate avere in un Team God Ki per il colore giallo, quindi non mi sorprende il fatto che sia tra i personaggi più utilizzati. Buan, il primo Regen, se non sbaglio, tolto Baby comunque, che però non lo consideravo direttamente un Regen, immagino che la sua posizione sia principalmente per l'utilizzo che ne ha nel Team GT, altrimenti avremmo trovato altri Regen prima di Buan.
Buan, sempre un personaggio a dir poco fenomenale, raga. Se giocate Regen dovete giocare Buan, punto. E per concludere questa top 20 ci becchiamo Golden Frieza. Altro personaggio che in questo periodo del meta se la sta passando decisamente bene per tutti i danni che riesce a fare su tutti i personaggi Saiyan presenti, l'unico che riesce a tankare i suoi colpi è Goku Super Saiyan 4 grazie al Damage Reduction e al colore a sfavore, per il resto ogni Saiyan che vi capita davanti non lo squagliate più come un tempo perché comunque sono aumentati i boost difensivi, tutte queste cose qua. Però, raga, risulta sempre un personaggio pericolosissimo questo Golden Frieza. Gli Extreme li guardiamo molto alla svelta, sono felice di vedere questo Nain al primo posto, l'ho portato a 6 stelle tra l'altro durante la live con le multi Z Power, quindi arriverà un video anche su di lui, magari su un team Frieza Saga appunto. E troviamo tutta la squadra Ginyu, mi fa super fiero questa cosa. Alcuni extreme che onestamente non avrei pensato di trovare, tipo questo piccolo qua, però comunque sì, è una classifica già più, diciamo, un attimino falsata. Krillin, sì, effettivamente si trova parecchio in giro, questo Broly anche, Whis pure, Zangia onestamente non l'ho trovata in giro più volte di questi altri personaggi qua. Boh, vabbè, fidiamoci comunque dei dati ufficiali della Bandai. E per concludere passiamo al banner Goku Everyday, finalmente vediamo un attimino con che razza di banner abbiamo a che fare. Quindi sappiamo che è uno step up, ogni giro ci costerà 3 ticket sostanzialmente, perché ogni step ce ne costa uno. Quindi primo step andiamo a prendere 3 personaggi, secondo step sono altri 3 personaggi, terzo step un solo personaggio, ma abbiamo la sicurezza che sia una Sparking. Vi faccio vedere velocemente rate di questi personaggi qua, considerate che questi qua sono i rate, diciamo, diviso 3, perché voi praticamente lo stesso personaggio potete trovarlo in 3 modi differenti, a 600 Z Power, a 250 Z Power e a 100 Z Power. Di conseguenza il personaggio in sé ha un rate del triplo superiore di uscirci. Quindi guardiamoli un attimo alla veloce. I nuovi, diciamo, i personaggi più recenti, queste 4 SP qua, hanno un rate dello 0,0246%. Per 3 però, quindi, come vi dicevo, perché appunto potete trovarli in 3 modi differenti. Dopodiché passiamo a queste altre 4 SP che hanno un rate dello 0,073%, sempre moltiplicato per 3, mentre le ultime SP che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 personaggi hanno il rate dello 0,17%, che potremo sempre andare a moltiplicare per 3. Questa è una buonissima cosa per il fatto che anche questo Goku Zenkai non hanno fatto l'infamata di dargli un rate più brutto degli altri. È sicuramente il personaggio tra tutti questi qua più antiquati che vorremmo trovare e c'ha un rate comunque pari agli altri, quindi buona buona cosa. Abbiamo con un rate dello 0,33% periodico, quindi quasi un 1% di possibilità che ci esca questo Goku Extreme del GT, ottima bench per il team GT. E come personaggi extra sparking abbiamo praticamente questo pool di 4 personaggi qua soltanto, dove ognuno si occupa praticamente percentuali gigantesche di uscire. Ricordo, vanno tutte moltiplicate per 3 questi rate, quindi abbiamo quasi un 80% di possibilità che ci esca un personaggio hero. Un altro 10% è completamente occupato da questo Goku qua, che è praticamente l'extreme che non vorremmo trovare in questo banner. E tutto questo restante qua viene spartito in un 10% sostanzialmente. Poteva essere meglio, volendo vedere sì, poteva essere peggio, raga, poteva benissimo non esserci questo banner. Quindi ci va benissimo così, se anche solo trovare una copia di Goku Super Saiyan 4, anche solo a 100 Z Power, raga, se vi manca è una bella svolta, fidatevi, perché dopodiché potete iniziare a stellarlo un pochino con le multi.
Sta di fatto che vi ritrovate un personaggio di Cristo così da un momento all'altro, gratis. Ma pure Goku God Kaioken, molto molto buono da trovare, e idem questo qua verde del movie, ma anche questo qua rosso, comunque, per quanto ne abbia mal parlato negli ultimi mesi, adesso che c'ha un team decente attorno, cioè decente, è molto molto più che decente, un team ottimo attorno, dice assolutamente la sua. E ripeto, funziona benissimo di bench. Con molta probabilità, inoltre, ci saranno ticket shoppabili non tramite gli euro, ma tramite le Rare Medal o le Z Medal negli exchange shop. Almeno l'ultima volta che un banner del genere era apparso, si potevano acquistare i ticket appunto nell'exchange shop. Quindi presumo che lo rifacciano anche per questa volta. Per il video era tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate dell'arrivo di questo banner e gli eventi relativi alle Rush di Goku. Io vi mando un bacione a tutti quanti e ci vediamo prestissimo in un prossimo video.